In molti mercati del nostro paese stanno fiorendo occasioni di ristoro innovative. Sempre più frequentemente mercati tradizionali creano al loro interno piccoli bistrò, banchi di street food o ristoranti veri e propri. A Viareggio, il nuovo mercato ittico, inaugurato ad agosto 2020, sarà una vera novità per chi ama gustare il nostro pesce appena pescato e cucinato. Infatti, al piano alto della struttura, con panorama a 360 gradi mozzafiato, aprirà un ristorante particolarissimo. Non solo ristorazione a metri zero, ma con Walter Alberici, che è assessore al porto e alla pesca, parliamo anche di quelle caratteristiche straordinarie che questo nuovo mercato ittico possiede. Ma intanto il mercato ittico di Viareggio è collocato in uno dei posti più belli della Versilia, perché noi abbiamo davanti a noi il mare e alle nostre spalle abbiamo i cantieri di Viareggio che restano i cantieri più importanti del mondo come produzione dei nostri yacht. Quindi il posto di per sé ha già una sua caratteristica. E per noi sarà un progetto molto importante che riguarderà non solo il pescato, riguarderà soprattutto un progetto che riguarda principalmente il mangiare consapevole, un rapporto con le scuole, un rapporto in modo particolare con l'Istituto Alberghiero, con cui vorremmo fare una progettazione anche rispetto al futuro, anche dei giovani che usciranno da quella scuola, introdurre elementi nuovi di ittiturismo, la possibilità di spostare qui non solo l'asta del pesce che noi abbiamo nel vecchio mercato, ma anche la vendita del pesce al dettaglio, la possibilità nello spazio al piano terra di fare dei mercatini, dei mercati, dei momenti di vendita dei prodotti locali, quindi chilometri zero rispetto ai nostri prodotti dell'ortofrutta e ai prodotti di tutta la filiera agroalimentare. Oltre a questo metteremo anche una parte di insacchettamento delle telline e insomma praticamente questo deve diventare per noi non soltanto un mercato tradizionale come ce ne sono, ma anche un polo, diciamo, di riferimento del buon vivere, del buon mangiare, del benessere. E quindi intorno a questo la progettazione che sta andando avanti e che ci consentirà di aprirlo nella prossima primavera avrà questi obiettivi. Ecco, io vorrei soffermarmi sul fatto che lei ha detto poco fa, non solo ristorazione ma anche formazione con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero di Viareggio. Ecco, in che cosa consiste questa collaborazione? Ma noi vorremmo che il nostro pescato, che resta un pescato di qualità, diventi nelle tavole dei cittadini di Viareggio ma anche della Toscana, diventi un prodotto su cui si possa costruire insomma nuove ricette. Quindi formazione per i ragazzi, ma anche formazione per coloro che vorranno, diciamo, cimentarsi con la cucina. Quindi insomma riscoprire insomma, un prodotto locale che ha bisogno di essere rilanciato perché è un prodotto di qualità. Lei ha parlato anche di un progetto di ittiturismo. Oggi molto di moda va questa parola. In che cosa consiste e che prevede soprattutto? Ma prevede la costruzione di pacchetti in cui i turisti che si affacciano sia a Viareggio città, sia coloro che arrivano con le imbarcazioni, sia coloro che arriveranno con la nuova banchina commerciale in queste piccole crociere, di poter, diciamo, inserire nei loro itinerari questo manufatto affinché possano venire non solo a gustare i nostri cibi ma anche a imparare, perché noi abbiamo degli ottimi cuochi anche nella nostra città, abbiamo una filiera importante di qualità e quindi ittiturismo per noi vuol dire il pesce come uno degli elementi del turismo, poi c'è la passeggiata, poi avremo un mercato di Piazza Cavour risistemato, però insomma il pesce per noi resta uno degli elementi caratteristici della nostra città. Ecco, insomma, in buona sostanza è una delle eccellenze, forse l'eccellenza primaria della città di Viareggio. Certo, questa è un'eccellenza che nasce in un luogo importante anche dal punto di vista della pesca. Voglio ricordare
che la nostra flotta dei pescherecci è quella più importante nell'area del Mar Ligure del Nord. Quindi praticamente noi vorremmo che questa connessione fra la pesca, i pescatori e la città e i turisti sia un unico filo che ci conduce verso una qualità diversa del buon vivere. Abbiamo detto sotto pescatori, asta, impacchettamento delle telline e sopra la ristorazione. Avete già pensato a chi affidare questo ben di Dio? Certo, abbiamo già proceduto a un affidamento che è stato fatto nelle settimane scorse. L'affidamento è stato consegnato alla Cittadella della Pesca, che è una realtà importante, tradizionale, storica della nostra città, che è composta principalmente da pescatori, e saranno loro i soggetti che insieme all'amministrazione, ma aggiungo anche insieme alla Regione Toscana, con cui c'è aperto un rapporto anche di futuro rispetto a questo mercato, ecco, insieme a loro noi costruiremo, insieme alla Cittadella della Pesca, costruiremo un progetto che diventa un unicum, perché mercati del pesce, diciamo, nuovi in Italia non ce ne sono più stati fatti, questo è l'ultimo dei mercati, e quindi c'è bisogno di dare a questo manufatto anche una vitalità nuova, diversa, che può diventare anche un esempio per tutta la costa tirrenica. Abbiamo detto Walter Alberici, assessore al porto e alla pesca. È stata inaugurata quasi contemporaneamente al mercato ittico anche la nuova banchina turistico-commerciale, dove potranno attraccare barche, o meglio navi da crociera, non certo di dimensioni gigantesche. Ecco, questo significa che da un punto di vista turistico questa struttura potrebbe trovare un luogo ideale per far conoscere la città e soprattutto l'eccellenza culinaria di Viareggio? Perfetto, se voi potete vedere, ci sono i lavori in corso del primo lotto della nuova strada che attraversa il triangolino e che conduce alla nuova banchina commerciale, perché questo è il primo lotto che viene fatto con finanziamenti della regione. Poi seguirà un altro lotto che allargherà ulteriormente questa strada per renderla più fruibile, la strada del Muraglione, per renderla più fruibile, più adeguata anche a questa area. L'intera area, tutta questa area, se pensiamo alla nuova strada, al nuovo mercato ittico, alla nuova banchina commerciale, diventa una delle aree importanti, fondamentali per lo sviluppo della città. Noi pensiamo che la pesca e il turismo possano coniugare, camminare insieme. Qui davanti avremo una pensilina che consentirà di scaricare il pescato, ci sarà tutta la fila dei pescherecci, insomma, deve diventare, insomma, un riconoscimento anche storico, culturale dell'esperienza dei pescatori viareggini. Soddisfatti della conclusione di questa operazione con il nuovo mercato ittico o vi aspettavate qualcosa di diverso come amministrazione? Ma voglio ricordare che l'idea del mercato ittico nasce circa 15 anni fa, e quando i progetti sono così lunghi c'è bisogno di riadeguarne le finalità, gli obiettivi, e quindi strada facendo noi negli ultimi 5 anni abbiamo cercato di adeguare un'idea che poteva essere semplicemente di un mercato ittico tradizionale, allargandone gli obiettivi, allargando l'idea di un'area che sia un'area dove ci sia un'attrazione turistica e un riconoscimento del lavoro dei nostri pescatori e anche, diciamo, dell'impegno che la Regione Toscana ha messo, perché questo è stato finanziato con la Regione Toscana, è stato un obiettivo che abbiamo raggiunto con un po' di difficoltà, perché c'è stato lavori fermi, fallimento delle ditte che l'avevano costruito, però ora siamo molto soddisfatti e non vediamo l'ora di poter, Covid permettendo, inaugurarne anche la parte non più solo strutturale ma anche quella della propria vita. I remember you fading out.